amico, sai cos'è questo qui? È il test del venerdì. Venerdì. Amico, sai cos'è questo qui? È il test del venerdì. Cari amici del 3 del venerdì, benvenuti a questa torrida puntata del 26 maggio. Siamo quasi agli sgoccioli perché noi pensiamo oltre giugno, dopo ci prendiamo un po' di ferie perché abbiamo fatto veramente tante puntate del 3 del venerdì quest'anno. Questa puntata ha una location un po' particolare. Siamo a 10 metri dai nostri studi, dove di solito registriamo e mandiamo in diretta le nostre puntate, ma siamo qua per un motivo molto semplice. Il motivo l'avete visto nel titolo. Parliamo oggi di ballo, danza, eccetera, e l'abbiamo intitolata come una modalità di utilizzo delle nostre risorse sia da un punto di vista fisico che mentale. Allora, per parlare del ballo, c'è con noi un nostro amico che è già stato una volta in una trasmissione di qualche anno fa, in altra locazione, eravamo alla Croce Viola, è Massimo Meini, che è stato anche, nella mia breve per ora parentesi ballerina, anche il mio maestro, mio e di mia moglie, maestro di ballo. Tengo a precisare, siamo in una fase interlocutoria, non è detto che non si ricominci, certo, perché certo. Sennò mi sento un po' un transfuga, no? Insieme a Massimo c'è la sua compagna, la sua ballerina, che dico bene ballerina, è sminutivo per una donna dire la ballerina, no. Va bene, sì. Simona Campani. Allora, benvenuti tutte e due, e la prima cosa che vogliamo chiedere a Massimo e a Simona è un po' fondamentalmente: chi siete, come funzionate, come vi è venuto in mente, da quanti anni, non lo so, ce lo direte voi, di ballare. E di ballare ovviamente a dei livelli molto alti, perché Massimo oltretutto è un maestro di ballo. Sì, fa le gare, sono un amatore, classe internazionale. Allora, classe internazionale. Ecco, sì. La mia esperienza nel mondo del ballo è iniziata grazie ai miei genitori, che mi hanno costretto praticamente a ballare, a iniziare, anche se diciamo io non ero molto interessato al ballo. Dopo un annetto che praticamente praticavo il ballo non essendo molto interessato, alla fine, con le esibizioni, con le prime gare, mi è iniziato a piacere. Pian piano, di gara in gara, di esibizione in esibizione, mi sono sempre più appassionato e alla fine ora è 16 anni che senza interruzione praticamente ballo, faccio gare, competizioni e studio, prendendo lezioni da maestri di alto livello. Beh, insomma, non è poco, anche perché si vedrà in seguito anche con gli altri amici che ora sono in una sorta di limbo di backstage di là, che invece sono allievi sì, tuoi, che io ho conosciuto durante la mia breve, per ora, parentesi di ballo. Ecco, volevo sentire anche Simona un po', com'è nata in Simona invece la voglia del ballo, della danza? Allora, io ho iniziato a 6 anni. A ballare mi ci ha portato la mia mamma e niente, fino ad oggi. E, è stata sempre la mia passione, quindi niente. Bene, no, infatti sono cose, cioè quelle cose che piacciono, che intrigano. Non ci sono finita per mia volontà, ma perché ho iniziato. Anche te, da lì mi sono appassionata. Cioè, tutte e due siete capitati per caso dentro al ballo e poi ci avete preso gusto, insomma, a questo punto di vista. Fino ad arrivare. Poi ecco, un'altra cosa, poi la svilupperemo durante questa puntata, c'è un aspetto interessante, che è quello, come dicevamo prima, esercizio fisico e esercizio anche per la mente. Certo. Cioè, io mi ricordo, le prime lezioni si faceva, occorreva avere una certa determinazione, una certa, un discorso mentale, un coordinamento, insomma, una cosa che non è soltanto muovere i piedi, perché quando si muoveva piedi e basta succedeva un disastro, un coordinamento. Certo, una coordinazione tra la mente e il corpo, perché ovviamente per riuscire a muovere due corpi in contemporanea ci vogliono delle direzioni, un'indicazione del corpo, sapere i passi, ricordarseli, memorizzare bene tutta la sequenza di movimenti che uno deve fare.
e appunto farli in continuità, quindi ci vuole sia la mente per ricordarseli, poi anche il fisio, perché oltretutto quando uno balla per 2, 3, 4, 5, anche 6 minuti di fila, ovviamente il fisio deve tenere, perché se no dopo un po' la postura e tutti gli annessi e connessi vanno a farsi friggere. Con la dovuta differenza mi vengono in mente un po' le dottrine cinesi di movimento, i vari tipi, il tai chi, altre cose, insomma, movimenti di un certo tipo, ora è chiaro, cioè, poi si entrerà nelle cose più buffe. Io mi ricordo, ve lo dico come aneddoto personale, quando si faceva la lezione privata era bello farla, perché ovviamente Massimo insegnava a stare una postura, del corpo, cioè, il problema nasceva quando una sera si diceva via, andiamo a ballare in una sala. Ora, dato che io sono anche un po' ingombrante da un punto di vista fisico, anche se stavo fermo, qualunque cosa succedesse era stata colpa mia, e mi ricordo gente che mi guardava con degli occhiacci per dire, ma io veramente sto... e quindi dovevo stare tutto rattrappito in questa maniera, inizialmente lo scotto che uno paga quando va in sala da ballo. Perché ovviamente per destreggiarsi in una sala non è che si può imparare in 3 mesi, è una cosa che ci vuole tempo, e alla fine piano piano uno riesce a destreggiarsi anche nelle sale, appunto quando c'è tanta gente, perché quando c'è tanta gente, anche non volendo, capita di battere. Eh sì, è vero, anche a voi, anche a voi. Sì, la cosa mi consola. Senti, poi parleremo più tardi di una cosa interessante che sono le gare di ballo che voi fate, ma questo lo tratteremo dopo. Ora io volevo quasi far entrare anche i nostri amici che sono qua, e io faccio così, allora questo è il microfono che vi serve per trasferirvelo, io mi alzo, sto un pochino ambulante, e ci sono le 4 sedie per le nostre 2 coppie, che sono Edoardo e Liliana, Andrea e Marisa. Ho detto giusto? Sì. Tutto giusto, benissimo, d'accordo. Con voi ci si conosce perché ci siamo incrociati altre volte nelle lezioni che Massimo faceva, e devo dire che è anche una cosa particolare, perché trovarsi insieme si diventa un pochino complici, no? Ci si guarda, si dice, madonna, quello balla meglio di me, come mai? Allora cerco anch'io di emulare, eh? Ci raccontate un pochino le vostre esperienze, come abbiamo chiesto a Massimo e a Simona, anche le vostre esperienze del perché avete cominciato, del perché continuate soprattutto. Perché abbiamo cominciato è un'esperienza sostanzialmente comune a tutti, da quello che è stato descritto anche da Massimo. Diciamo, io per primo non ho mai avuto passione del ballo, e quando negli anni passati mi poteva capitare di vedere ballare persone in una sala da ballo, scantonavo, andavo magari a fare altre cose, perché era tutto fuorché la mia passione. Una volta è successo, una coppia d'amici ha iniziato a ballare e ci ha convinto, bene o male, a provare. Sostanzialmente succede in questo modo, quasi per caso ci ha convinti, si inizia, poi si prende passione, a quel punto lì diciamo... Oh, per ora non c'è stato uno di voi che ha detto, io ho voluto cominciare a ballare per così... Sei tutti o trasportati... Io non avevo né passione per il canto, né per la musica... Anche a me è successo diciamo, così, eh? Molto passione, molto... mi capitava di ascoltare, ma diciamo, non ero... A... Marisa? No, io ci sono andata volentieri. Oh, meno male. E ce l'ho proprio costretto. Sai più. E ce l'ho costretto. Poi no, ora la passione ce l'ha più lui di me, sicuramente. Ora è lui che mi porta e mi costringe parecchio, anche se comunque è un modo troppo divertente di tenersi allenati sia con il corpo che con la mente. Sì, è vero, infatti c'è questo binomio, è proprio una liberazione. Sì, sicuramente. A parte cercare di fare, come succede a me, la sera dopo cena dice, ma no, mi fa fatica andare, no? Vero, magari succede, però insomma un po' di sforzo ci si però fa. Però poi, ecco, ora a questo punto forse non fa più nemmeno fatica, ora è proprio un piacere. Ecco, diventa proprio un piacere, sì. Sentiamo anche Edoardo e Liliana, cosa ci dicono a proposito, sempre... No, già acceso, tutto a posto, vicino. Dunque, io diciamo che mi è sempre piaciuto ballare nelle sale, balli così senza scuola, senza nulla, un pochino tra amici. Però circa una decina d'anni fa, così tra amici, andavo a una scuola di ballo, ho conosciuto Massimo e la Simona, e lì ho cominciato ad andare a scuola e ho capito insomma la perfezione anche riguardo la postura, e ho sempre migliorato nel ballo, mi sono sempre trovato bene e mi è sempre piaciuto di più, ma appassionato, fino a che ancora continuo e si va avanti tranquilli. Ma fate anche le gare voi? E si fa anche le gare. Ecco, fate anche le gare. Poi si ritorna dopo sulle gare, perché è un capitolo. Liliana?
Io ho iniziato perché lui piaceva tanto, a me meno, comunque ora comunque ora mi piace, insomma. Ma vi succede anche a voi quando finite? Io mi ricordo la sera quando si finiva, si diceva tra me e la mia moglie, diceva, come siamo andati stasera? Ma dice, forse meglio l'altra volta, forse tu mi hai pestato, mi ha dato dei pestoni, insomma. Alla fine, molte litigate in casa si facevano proprio sul ballo, no? Questa è vero, succede anche a voi? Sì, succede, normale. Sì, quello senz'altro, però a un certo punto ti metti talmente passione dentro e la prendi come una cosa molto seria, per cui guai a qualcuno se ti dice... Poi quando si balla in coppia è normale, quando si tende a sbagliare uno tende sempre a vedere l'errore dell'altro e non si domanda dell'errore che può essere fatto da sé. Quindi senti Massimo, come vanno queste due coppie da te? Come funziona? Viaggiano? Ora, volevo parlare un pochino di quell'altro aspetto, poi dopo nella seconda parte invece, perché siamo qui, se no non si sarebbe capito il fatto perché siamo in questa locazione più vasta, perché ci farete vedere come funziona la cosa. Il mondo delle gare. Il mondo delle gare, noi si vedono, voi stessi così, dovete avere un atteggiamento, un abbigliamento particolare, che oltretutto è anche un abbigliamento, io credo, molto costoso, insomma, no? Da quello che si vede. A partire dalle scarpe, ma poi il frac, poi il vestito della ballerina, eccetera. Ecco, che clima c'è? Come funziona questo mondo delle gare da ballo? Mi immagino che sia una cosa un po' problematica, cioè densa di passione. Complessa, perché praticamente inizialmente ovviamente non è che la gente parte a fare le gare con il frac, con il vestito, o quello con le gonne, le piume, gli strass, i brillantini. Inizialmente si parte vestiti più normali, quindi l'uomo con la camicia bianca, pantaloni, le scarpe da ballo, ovviamente la donna con un vestitino più semplice. Man mano che si sale di categoria, quindi si diventa, diciamo, tra virgolette, più bravi, e le categorie superiori comportano anche l'uso del frac e del vestito. Mm-hmm. E ovviamente la gente inizialmente quando sente parlare di gare si immagina subito queste cose tipo anni 30, dove c'è tutta questa eleganza, visto da di fuori è così, vissuto dal di dentro alla fine è uno sport, cioè sei vestito con il frac, sei vestito con il vestito da donna che ha tutti 3.000 brillantini, ma alla fine te sei concentrato su quello che devi fare, quindi o che sei vestito normale o che sei vestito con il vestito da ballo può dare soddisfazione, diciamo, la prima volta lo indossi, ma poi diventa una cosa normale. I frac sono refrigerati oppure fare le sudate micidiali? Insomma, a me vedevi ballare in quell'ambiente. Si fa discretamente la schiuma dentro, come si dice. Infatti ci vorrebbe tutti i circuiti di raffreddamento, ma anche voi succede così, quando vi vestite. Ma anche voi siete a livello di frac, voi oppure... Anche voi? Allora raccontateci un po' anche voi le vostre sensazioni di quando vi mettete il frac. Voi pensavo fosse a livello di camicia ancora, invece siete... No, da quest'anno è venuto anche questo abito, il frac, e la preoccupazione era quella che ci dicevi te ora, quella di sudare veramente tanto. Ora in effetti inizia la stagione più calda, sicuramente sarà molto peggio. Fin tanto che si fanno le gare nell'autunno o nell'inverno, diciamo, la cosa è ragionevole e sopportabile. E comunque un altro aspetto che mi preoccupava, perlomeno a me, era il discorso della pesantezza. In realtà poi, diciamo, quando siamo nella gara, probabilmente anche per un discorso di impegno, di adrenalina che scatta e tutto quanto, diciamo, questi aspetti vengono completamente superati. Sì, sì, ora io sono venuto un po' da quest'altra parte, ma non è che voi continuate, eh? Ecco, Edoardo. Sì, anch'io da quest'anno, il frac, cioè, è chiaro e evidente, come impegno si rende più impegnativo, perché, insomma, già sapendo il frac, segno già le categorie cominciano ad essere superiori, per cui la concentrazione... Così? Sì, così. La concentrazione... di volere insomma ballare con i frac dà una sensazione diversa rispetto a quando si ballava insomma così in camicia. Con che spirito entrate? Perché magari io dovessi fare una cosa di questo tipo uno mi ha fatto neanche i saggi alla fine perché c'avevo una paura birbona insomma di entrare lì e di combinare qualcosa. Mi immagino voi quando entrate in queste sale a questi livelli. Nonostante insomma. Ci si entra abbastanza spesso, tutte le volte ci si entra c'è l'emozione. C'è l'emozione, certo, quello è normale. Credo sia giustificata questa cosa. Poi piano piano nel ballare passa, però appena si entra
purché si cerchi di stare concentrati, eccetera, però purtroppo l'emozione c'è. Bene, allora siamo arrivati un pochino, come dire, a questa prima fase di conoscenza. Simone ha parlato poco, cioè quella che parlavo meno di tutti, anche di queste esperienze delle gare, no? Come va? Sì, io avendo iniziato da piccola, insomma, sono, nel senso, l'abitudine ce la fai, però poi entrare in pista comunque è sempre un'emozione, insomma, non è mai facile. Io tipo ballavo prima con un altro ragazzo, poi ho iniziato a ballare con lui e già quando smisi da un ballerino per incominciare nell'altro, per incominciare con l'altro, insomma, senti la differenza, poi rientrare sì, in gara, quindi era ancora più emozionante. Ora quant'è che ballate insieme? 2 anni. 2 anni, allora sì. Siete già abbastanza rodati da questo punto di vista. Sì. Allora, si diceva, questa è stata un pochino la prima parte di conoscenza così. Ora, la seconda parte è quella intermedia, poi la terza sarà quella in cui con questo spazio ci farete vedere. È quella di conoscere un po' questi primi passi di quelle che fondamentalmente sono i balli da sala cosiddetti, no? Quelli, il Fox, che insomma anche uno come me in qualche maniera lo sa ballare, almeno peggio, non so. Poi c'è il tango, il valzer, sì. E poi quali altri? Poi ci sono alcuni, diciamo, il cha-cha-cha e gli altri, il cha-cha, la rumba, il jive, diciamo, inizialmente il su Fox. Su cui io sono, diciamo, totalmente negato, sono uno sgraziato totale a fare questi movimenti. Così. Però sul valzer, non so, ti ricordi qualche tempo, forse ho fatto qualcosa di buono. Vabbè, no, dai. Allora, direi ora che in diretta si sposta Savorini, sì. Si fa un pochino di spazio e ci fate vedere prima voi e poi anche le altre coppie un po' come funzionano i primi erudimenti, se qualcuno vuol cominciare nei primi passi, come sono i passi fondamentali di queste danze. Che ne dite? Perfetto. Allora, facciamo tutto rigorosamente documentato. Guardate che bellezza. Ecco. Se non c'è da spiegare, allora puoi star senza microfono, altrimenti ti mettiamo un lavalier, di modo che... Faccio vedere i passi, ecco, siamo a loro, appunto. I passi, sì, oppure fate Edoardo. Sì, esatto, sì, dai, Massimo. Allora, partiamo dalla base del Fox, che è quella, diciamo, in sala, è quella più, diciamo, più semplice da fare. Partiamo in questa direzione qua, anche per Liliana. La posizione dell'uomo è diritto, alza i braccia a livello alza i gomiti a livello delle spalle e la donna va in posizione mettendo le braccia sopra, la mano sulla spalla e la mano sulla scapola della ballerina e questa mano si bella strinta. Da qua ora la base del Fox parte, l'uomo con il piede sinistro in avanti, la donna con il piede destro indietro e si fa 2 passi per l'uomo in avanti e per la donna indietro. Fai 2 passi, slow, slow. Slow, slow sarebbe lento, lento. E ora l'altro passo sarebbe la chiusura, quick, quick, che sarebbe veloce, veloce. Al lato chiudo. E lui si ritrova leggermente ora in diagonale, con le spalle in diagonale verso il centro dell'ipotetica pista. Da qua ora riparte l'uomo indietro con la sinistra, e la donna avanti alla destra, e l'uomo indietro con la destra, e la donna avanti alla sinistra. E poi si riva al lato, quick, quick. Questa sarebbe la greca angolata, che praticamente ripetuta più volte ti permette di girare la pista. Quindi l'uomo praticamente fa slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick. E si ritrova nella stessa posizione in cui è partito. E lo può ripetere. Facci vedere ora un pezzettino completo. Due o tre basi di fila. Slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow, quick, quick, slow, slow. Quick, lui è andato già un pochino più, ci ha infilato un pivot, però insomma questa Era... Insomma ragazzi, se no la cosa base è troppo facile, sì. Allora il pivot Il pivot sarebbe, sì. La figura è solitamente inizialmente viene usata per girare l'angolo, perfetto. Che però è un pochino più complicata da spiegare. Allora, e questo era il Fox. Che è, diciamo, quello che io fra l'altro, in una delle ultime volte che sono stato in una sala, ho visto ballare il Fox come ballo di gruppo, perché non c'era neanche più spazio. Sì, uno dei problemi è quello, era pieno, e c'è necessità di girare la pista, se ci sono i battaglioni di balli di gruppo diventa un problema. Allora, ora magari con Andrea ci fa vedere invece un pezzo di valzer lento. Ecco, vediamo il valzer lento, sì. 18 passi. 18 passi sarebbe la sequenza base, giro a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, passo di cambio e giro sinistro. Posizione sempre uguale, uguale al Fox. Si parte l'uomo con il piede destro, la donna con il piede sinistro. Questo è un pochino più complicato perché è più in rotazione.
facciamo la prima parte del giro destro, via, 1, 2, 3, l'uomo ha sorpassato la donna, 4, 5, 6, ora invece sarà Marisa a sorpassare Andrea, 4, 5, 6, e ci si ritrova verso il centro della pista. Dal centro della pista fa un passo di cambio che sarebbe un movimento in avanti per cambiare gamba e ci si ritrova sempre verso il centro della pista. Da qua si parte con il giro sinistro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Passo di cambio e ci si ritrova come all'inizio, sempre per pronti per fare il giro destro. I 18 passi vengono usati, diciamo, da chi fa le gare come routine di riscaldamento e praticamente serve, giri la pista tranquillamente ripetendo questi movimenti di base che sembrano movimenti semplici, una volta che uno l'ha imparati dice sono tre passi messi in fila, non servono a niente. In realtà dentro questi tre passi ci sono tutte le cose, diciamo, che servono poi per poter ballare bene, quindi anche chi è a alto livello continua a praticare sempre questi 18 passi perché il lavoro delle gambe, il lavoro delle ginocchia, il busto, le rotazioni sono tutte lavorate in questi giri di base. Certo. Poi c'è anche il valzer viennese. Valzer viennese, certo. Più... Valzer viennese ha la stessa meccanica simile a quella che avete visto nel valzer lento, soltanto c'è un pochino più di rotazione, perché non si parte verso la parete ma si parte verso il centro e bisogna andare a dritto, quindi c'è creare una bella rotazione. Certo. E Edoardo, facci vedere un pezzettino, ecco, di valzer vediamo viennese. Vediamo un po' di valzer viennese. Posizione sempre uguale agli altri due balli. E questo funziona tutto per ora su giri a destra, poi ci sarà anche il passo di cambio e il giro sinistro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E questo praticamente lo scopo quale sarebbe? Di riempire tutta la parete. Ora qui è piccolino, se no si va tutto a dritto, nei palazzetti si va tutto dritto fino in fondo, certo. E poi ci saranno anche altre figure, il passo di cambio e il giro sinistro. Benissimo. Ecco, poi come danza, come ballo di base, diciamo, il tango. Vero? Il tango, sì. Il tango è complicato. Andrea ci fa vedere un pezzettino di tango. Argentino battuto e giro sinistro. L'uomo parte con il piede destro, la donna parte con il piede sinistro. E facciamo lento, veloce, veloce. Da qui l'uomo parte al destro e fa via. Lento, veloce, veloce. E al terzo passo si batte. Ora ci sono due passi lenti, lento, lento. E da qua ora facciamo il giro sinistro. Quick, quick, slow. Quick, quick, slow. Veloce, veloce, lento, veloce, veloce, lento. Come vedete, il giro sinistro nel tango finisce fuori partner. Cosa significa fuori partner? Che le gambe del ballerino hanno mosso all'esterno delle gambe della ballerina. È una posizione che all'inizio, insomma, crea un pochino più problemi all'inizio, perché quando uno sbaglia, ci si becca i ginocchi, inizialmente ci si pesta, ci si becca i ginocchi, fa abbastanza male. Ecco, e questi erano i balli di base, diciamo. Sì. Poi c'era l'altro... L'altra fetta di balli che sono, sì, appunto il cha-cha-cha, la rumba, il jive, sì. Queste qui volete... Magari la prossima volta verranno anche delle coppie che sono fanno esperti, danzi, che fanno esperti, danzi, ecco, latino americani. Ecco, questa faccenda del sono ballo, speciali, cioè, fanno, ecco, questa cosa si allenano qui sui balli, danze standard, via, ecco, sul ballo, ecco, da sale liscinificato. Detto, sono quelle cose che a me personalmente sono piaciute di più. La mazurka, il viennese, la polka. Sì, sì. Poi ora sono andati avanti e fanno le danze standard, che sarebbero valzer inglese, tango, valzer viennese, slow foxtrot. E queste sono danze che devono essere fatte all'interno delle gare di ballo che poi fanno? Sì, ci sono cinque balli, alleni questi cinque perché balli. Perché ovviamente ci sarà una sorta di protocollo di regole. Sì, di, sì, no? Sì, quindi, quando fai le gare ci sono cinque balli da fare in un ordine prestabilito e durano un periodo di tempo prestabilito, con delle figure prestabilite. Certo, ma in queste gare che fate c'è mai qualche manfrina per cui qualche giudice, diciamo, va per conto suo, in realtà dice no, io ballavo meglio degli altri, però mi hanno fregato. Succede, in tutti gli sport. Sì. Bene, allora, questa era un pochino l'altra fase, così. Ecco, voglio dire, è un mondo particolare, insomma. Una diffusione maggiore del ballo, da un punto di vista proprio... Io capisco che ci sono le sale, la domenica e il sabato, mi dicono, sono piene, insomma, sì, di persone che cercano... Che è anche un modo di socializzare, perché oggi siamo in una situazione tale per cui ci sta tutti amici virtuali e poi in realtà... Sì. Però sento parlare ogni tanto, quando trovo qualche altro amico, mi dico, ma no, io sono stato la sera lì, cioè si è fatto le litigate perché avevo fissato il tavolino, invece me l'hanno dato, e allora siamo andati via, insomma, succede anche un po' di macelli, sì, perché immagino volta, sì, c'è una certa
quantità di persone che vogliono andare, e le sale magari sono poche rispetto a questo. Ora specialmente nel periodo estivo, diciamo, il problema è un pochino più attenuato, perché con le sale all'aperto poi la gente va in vacanza, certo. Però d'inverno ci sono, sul territorio specialmente fiorentino, ci sono 3 sale, diciamo, quelle più grosse, e la gente si concentra su quelle. Quindi no, molte volte ci sono state serate da 200 persone che certo. Fai passettini come gli uomini di Lego. A volte quando siamo andati anche noi, a volte siamo andati in un posticino un pochino particolare, che erano le cascine del Riccio. Ci ho fatto l'esibizione la settimana scorsa. Ecco, ho visto. Però la cosa particolare è che si andava lì per cercare, poi a un certo punto, verso l'11 di sera, dice, fermi tutti, la pasta sulle penne strascicate. E allora come? Tu vai lì per cercare di rimetterti un po' in linea e ti fai un bigoncio di pasta asciutta, non va mica bene in questa maniera, però è bellino perché era l'occasione per trovarsi con persone che non conoscevamo, che abbiamo conosciute lì, quindi questo aspetto della socializzazione io credo sia importante. Sì, infatti uno inizia a ballare, specialmente proprio inizialmente si crea il corso di ballo, è formato con un gruppo che solitamente si affiatano. Sì. Infatti noi ancora oggi troviamo delle persone che abbiamo conosciuto al ballo, che le ritroviamo, con cui siamo stati fuori, anche magari persone che hanno anche smesso, ma che poi ci si ritrova insieme, e questo è piacevole. Ma quando fate le gare andate tutti insieme, come funziona la cosa? Oppure sono gare diversificate? Sono diversificate per fascia d'età e per categoria. Mm-hmm. Si parte dalla D, che sarebbe proprio il preagonistico, chi proprio inizia, poi c'è la classe C, la B3, la B2, la B1, la A, A1 e S. Voi dove siete? Voi te e Simona? Io e Simona S, che sarebbe la classe internazionale. Sì. Quella vetta. Sono Edoardo in B2 e Andrea in B2. Accidenti. Bravi. Prossimo anno B1. Ecco, perché c'è, come funziona il processo da una classe all'altra, in base ai punteggi che avete avuto durante le gare. E queste sono gare che vengono fatte in Italia, andate anche all'estero, voi? Noi andiamo anche all'estero, per loro è un circuito nazionale, quindi in tutta Italia, diciamo, dal centro Italia fino al nord, anche il sud. Anche il modo di fare una bella vacanzina ogni tanto, insomma, immagino magari poi tirata la cosa, però bambina come idea. Questo ci sembra interessante. Ecco, no, infatti, sentiamo parlare un pochino anche loro, che dicano, perché un po' sono stati zitti, hanno ballato ma sono stati zitti. No, è uno stimolo perché la gara in se stesso aiuta prima di tutto a concentrarsi di più, però è uno stimolo e ci aiuta a stare insieme e ci aiuta anche a socializzare di più, e per cui insomma io mi sento anche quasi ringiovanito. Perché che mi dà questi stimoli? Perché con gli amici si organizza, si fascia, si scambia battute, per cui insomma, poi è un esercizio fisico importante, non solo oltretutto, per ballare in se stesso. Certo. Ma parla solo gli uomini, le donne e le ballerine non parlano stasera, vero? L'aspetto piacevole della gara è quello, che spesso si va via 2 giorni, si va via con gli amici, trovi gli altri competitori che sono diventati amici, certo. E sì che è un modo bellino per passare fine settimana. Questo è importante, in tempi come questo è importante, noi siamo tutti chiusi sulle proprie scrivanie a vedere cosa succede nel mondo, e spesso succedono delle cose, ahimè, troppo brutte, insomma, ecco, questo spazio qui di apertura positiva credo sia importante, insomma, da questo punto di vista. Fra l'altro si parlava con Massimo, si diceva, ma perché? Vediamo se in futuro si riesce a fare delle piccole trasmissioni dove si danno questi rudimenti anche fisici di come, che uno può fare anche in casa volendo, no? Eventualmente, capito? Si fa, lo faremo, questa sarà una cosa che si farà prossimamente. Allora, dicevo, allora ora mi piacerebbe vedere come, perché insomma sì, è bello, è abbastanza tempo che si chiacchiera insieme di queste cose qui, però volevo sentire da voi, ecco, come dire, anche episodi che vi sono successi, cose particolari, quello che avete trovato nel momento in cui, se vi sono successi anche a voi delle litigate tra voi, insomma, questo, quello sempre, quello sempre, vabbè, insomma. Senti, no, dicevo, la cosa che ci piaceva vedere ora alla fine, era per quello che siamo qui in uno spazio aperto, era vedere, prima di tutto, te, Massimo e Simone ancora non si sono visti ballare, quindi a noi ci piacerebbe vedervi, anche voi, come affrontate un po' anche quei passi che abbiamo visto prima, in sostanza. Che ne dici? Si fa? Dai.
No, 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 a discrezione sua, a discrezione vostra, così sarà un piacere vedervi e documentarvi. Ah, c'è l'applauso del nostro grande regista. Guarda che per far applaudire Sergio Campostini regista ce ne vuole, Le segno che l'è stata una cosa notevole, insomma, però è bella da vedere. Ma a volte va allenata anche senza musica oppure la musica ci vuole? Allora, diciamo che inizialmente chi vuol ballare all'inizio vuole la musica, perché dice senza la musica non riesco. In realtà la musica poi è una cosa che si mette alla fine, prima ci si coordina, si impara i passi, le direzioni, alla fine quando uno ha già tutto un pacchetto completo si mette sulla musica, se no la musica, metteremo un valzer lento, il rumore di un treno per uno che ha iniziato, certo, inizia a ballare, è indifferente. No, perché fra l'altro parlavo con Edoardo prima, e ha detto, ma guardate, probabilmente non ci sa la musica anche per motivi di copyright, a volte su YouTube, ma ha detto, ma è meglio, perlomeno non si va fuori tempo. No? Sì, no, c'è anche da rimanere a tempo quando c'è la, certo, cioè quando c'è la una musica preoccupazione, non si scarra, una preoccupazione musica, in più. Dici, boh, insomma, vediamo, questo è bellino. Quello che ci avete fatto vedere cos'era? Era un valzer lento, un valzer inglese. Valzer 18 passi erano proprio valzer lento anche di ballo da sala. Valzer inglese parte da danze standard, quindi c'è B3, B2, c'è più figurazione. È un bel vedere questo che avete fatto voi, insomma, noi vi si ringrazia perché sono... Cioè, come dire, è entrare in un mondo un po' particolare. Fra l'altro io ho notato, poi si vedrà nel video, si vedrà... Cioè che nel momento in cui iniziate a ballare in questa maniera proprio vi concentrate in questa cosa. Cioè, sì, è una specie tipo di meditazione, tra virgolette, quando uno si è concentrato. Si cambia proprio espressione del volto, diventi proprio... È una cosa, quando uno riesce a trovare una compattezza, cioè diciamo un insieme unico tra il cavaliere e la dama, è una bella sensazione. È una bella sensazione. Facile da ritrovare perché molte volte, visto, quando basta sbagliare poi le cose, uno... Le sensazioni non sono buone, allora è facile arrabbiarsi, finire anche a litigare. Ma vi capita a volte quando siete nei tornei, nelle gare, cioè di accorgervi di aver fatto qualcosina di sbagliato e di riprendere e di cercare di riprendere qualcosa? Sì, Uno deve essere bravo anche in quello, cioè se fai l'errore, andare avanti con la mente, cercare di riprendere il più velocemente possibile e lasciarsela alle spalle. Cioè io a quel punto lasciare tutto, dice basta, via. Invece no, è importante cercare di recuperare e di ritornare a tempo, all'unisono. Non so se... Bene, è un mondo interessante questo, soprattutto perché appunto c'è questo entusiasmo delle cose che si fanno, in sostanza. Quindi... Il microfono se non si sente, vai. No, dicevo, alla mia età avere ancora questi stimoli per ballare, addirittura fare le gare, è segno che insomma è una bella cosa. Una bella cosa, sì, è una bella cosa, un bello stimolo. No, io mi posso raccontare invece su un altro versante. Mi aiuta molto a mantenere in forma, non solo come fisio, ma anche come mente. Come mente, oltre ad avere altri stimoli delle amicizie, certo, eccetera. Certo, però certo. Lo trovo molto, molto interessante. No, anche questo, per questo un po' motivo. In tutti i campi, io l'esperienza mia è stata nel campo dell'atletica leggera, quando ho ricominciato come master a fare le gare, un po' di tempo fa, e allora lì ho trovato persone di 80-90 anni a gareggiare, no? E addirittura c'era un campione mondiale, non qui in Italia, da un'altra parte, di giavellotto, il campione mondiale di 101 anni, no? Cioè, perché c'è le categorie, no? E ce n'era uno dietro di lui e si arrabbiava sempre perché arrivava sempre secondo, perché il primo gli era sempre quello di 101 anni. Finalmente, quando è morto quello di 101 anni, ma Dio, passa da un'altra categoria, no? Quindi è tutto molto relativo da questo punto di vista. Sentite, io che dire, si è affrontato abbastanza temi, magari la prossima volta si entra più nel merito, ci spiegherai, perché è bellino questo mondo, è partito, mi fa ritornare un po' di voglia anche a me, guarda, ora vedremo un po' come fare così. Che dire, vi si ringrazia, ci fate alla grazie fine un ballettino tutti insieme, per vedere, Ora, allora vi si ringrazia dopo, intanto... Un fox di gruppo. Una? Un fox... Non di gruppo, sì, un fox insieme, di gruppo, no? No, tutte e sei insieme, insomma, due, insomma, ecco, vedi, allora, vediamo un fox di gruppo e si vede un po' come funziona la cosa.
Grazie davvero, è stata veramente una bella cosa vedervi tutti insieme a ballare. Questa volta il Fox era più tranquillo, insomma, sì. Cosa, perché mai se facevi il valzer in inglese diventava tutta una cosa più intrecciata, insomma, fra tutti in sostanza. Bene, ragazzi, che dire, noi intanto vi si ringrazia perché è stato un bel pomeriggio qui sì. Tutti insieme, poi vi si godrà di vedere qualche altra volta, magari... Ah, certo, c'è una cosa da pubblicizzare che è, quando è? A giugno? Quando? Dove? Allora, ecco, dicelo te. La prossima settimana, il weekend di giugno, c'è il primo weekend di giugno, c'è la gara. Ecco. Noi collaboriamo, io e Simona, collaboriamo ormai da tanti anni con la Florence Dance Academy. La settimana prossima c'è una gara a livello nazionale, al Palasport di Calenzano. A Calenzano, sì, a Calenzano, come anche gli anni scorsi, mi pare. Si anche l'anno scorso, anche l'anno capito, scorso. Benissimo. E parte di sabato mattina fino alla sera c'è un team match, che sarebbe una specie di competizione tra scuole. Ci sono anche loro? Sì, ballano anche loro. Bellissimo. E la domenica, praticamente dalla mattina alla sera, competizioni. Ma non ve la mettete una volta una GoPro sui capo, così, mentre ballate, ci fate vedere in soggettiva? Sarebbe bellina come cosa, come ambientazione. Certo, sì, sarebbe grande, mentre una spalla su un braccio, insomma, sarebbe carina. Davvero vi si ringrazia Massimo Meini, Simona Campani, grazie a voi. Poi Edoardo, Liliana, Andrea e Marisa. Ragazzi, è stato un piacere avervi con noi. Alle prossime volte. Dai.